Va bene? Dottore, ci può dare l'autorizzazione di registrare la conversazione che avremo stamattina per quanto riguarda le TV almeno? Sì. Grazie. Dovete intenderla come se fosse una conferenza stampa ordinaria, viene svolta tuttavia con queste modalità. Per la precisazione, ovviamente il 21 di aprile del 2020 ci troviamo noi negli uffici della caserma Bergia, del comando, in particolare del comando provinciale dei Carabinieri di Bari. L'occasione è data dall'arresto di Magno Giuseppe. Dobbiamo fare un passo indietro, ritornare cioè alla notte tra il 5 e il 6 di ottobre del 2018. Noi da quell'episodio partiamo. Nelle prime ore del 6 di ottobre del 2018, uomini completamente travisati di nero avviarono un'attività, probabilmente attraverso materiale esplosivo, per lo scasso di cosiddetto bancomat, un ATM. Venivano sorpresi da delle guardie giurate e lì cominciava quello che voi stessi avete riportato come un conflitto armato, nel senso che vi erano colpi esplosi da una parte e dall'altra. Riuscivano a darsi alla fuga, ma da quel momento è cominciata una ricerca, prima per individuare chi fossero gli autori di quella rapina, di quel tentato omicidio, e poi successivamente per individuare dove fossero queste persone. In sostanza, dal 5 di dicembre del 2018, quando la Procura di Trani ha adottato il provvedimento di fermo, fino al 18 di aprile del 2020, ininterrottamente si è protratta latitanza di Giuseppe Magno, al quale chiederò di riferire sulle modalità dell'attività. C'è qui con me il collega che si è specificamente occupato di questa protratta, impegnativa, articolata, complessa attività, e chiederò anche la cortesia al comandante regionale di intervenire per darci un ulteriore contributo su alcuni aspetti. Perché ce ne occupiamo? Ce ne occupiamo per svariati motivi. Il primo, perché in realtà non parliamo semplicemente di un episodio, parliamo di un anello di una lunga catena. Quando voi stessi vi siete occupati di quell'episodio del 5, del 6 di ottobre del 2018 e non si sapeva chi l'avesse commesso, voi stessi nei vostri articoli facevate riferimento alla banda dei bancomat che in quel periodo imperversava in quel territorio, con modalità del tutto analoghe, con caratteristiche del tutto simili. E ne parliamo per questo motivo, per la tipologia di reati, ma perché alla stessa persona sono state contestate nel tempo ipotesi addirittura di rapina ai portavalori, di rapine mediante l'utilizzo di esplosivi. Sul punto chiederò al collega di intervenire. Ne parliamo oggi perché l'attività la latitanza e la ricerca del latitante svolta in questi 500 giorni sono in realtà da ritenere un risultato straordinario. La ricerca ed il risultato finale del reperimento del Magno, risultato straordinario del quale devo dare merito all'Arma dei Carabinieri. Vorrei che venissero proprio indicate, venisse indicato lo sforzo attraverso quali strumenti è stato espresso, attraverso la collaborazione di quante articolazioni dell'Arma, in particolar modo il reparto operativo, il nucleo investigativo, dato uno sforzo eccezionale, ma sin dall'inizio vi era la compagnia di Andria, vi era la compagnia di Trani, sono stati coinvolti anche i cacciatori che, come sapete, nel territorio ormai rappresentano una risorsa molto importante in questo settore, ma la continuità investigativa coordinata dalla Procura di Trani sulla base poi di una serie di provvedimenti, di una molteplicità di provvedimenti del CIP di Trani, questa continuità investigativa è stata infine assicurata dal nucleo investigativo del reparto operativo di Trani. Questo dato è fondamentale, ma terzo livello, va detto che qui parliamo di un soggetto che si era interfacciato con le forze di polizia. Abbiamo motivo di ritenere che si fosse interfacciato con la polizia giudiziaria anche con minacce, con atteggiamenti violenti, e quindi per noi era fondamentale dare un segnale forte.
abbiamo elementi acquisiti agli atti che ci consentono di dire con sicurezza come si trattasse di una persona rispetto alla quale vi era una sorta di sentimento di intimidazione, quasi di assoggettamento, soprattutto nel territorio di Andria. Ma l'ultimo motivo per cui ne parliamo è che in realtà non è coinvolta, interessata soltanto la provincia Batte, interessata la provincia di Bari, perché anche altri territori, in particolar modo dell'Alta Murgia, sono stati interessati dal protrarsi della latitanza, è interessata ancora il distretto di Lecce, dove la latitanza si è protratta, e dove è stato infine dove è stata disposta la convalida del fermo adottata dalla procura di Trani, e dove infine è stata adottata l'ordinanza cautelare che oggi abbiamo aspettato 2 o 3 giorni perché era giusto aspettare il vaglio da parte del GIP, ordinanza cautelare che oggi statuisce la prosecuzione del regime cautelare non più sotto il fermo ma sotto un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Quindi sono dati questi che mi consentono di dire ancora una volta una conferma da parte dell'ANM, lo voglio dire senza retorica, qui ci troviamo nella caserma Bergia, e Bergia come primo risultato a suo tempo ebbe proprio quello di far arrestare delle persone che erano ricercate, come appena fu assunto dal come reale carabiniere, beh, come risultato questo, e poi nel tempo con le tante medaglie al valore che ha ottenuto, anche quando ha servito qui a Bari l'arma, ha ottenuto esattamente questo risultato, a distanza di 170 anni, 150 anni, ancora una volta questo risultato viene garantito con dei mezzi che vorrei che fossero indicati dal comandante provinciale. Do prima la parola tuttavia al collega Catalano, perché vorrei che indicasse esattamente il fatto sul quale si sono avviate le indagini e gli elementi che abbiamo sulla caratura criminale del soggetto. È stato sottoposto a fermo d'iniziato di delitto, convalidato dal GIP presso il tribunale di Lecce a seguito della cattura effettuata dal comando dei carabinieri del nucleo investigativo di Bari per una rapina aggravata tentata nei confronti di un bancomat dell'istituto Unicredit di Ruvo di Puglia del 6 ottobre 2018. Come ho già detto, il signor procuratore, ne scaturì un conflitto a fuoco con tra il Magno ed altri. Chiedo scusa, abbiamo un problema tecnico. Come dicevo, il 6 ottobre del 2018 ci fu questo assalto di bancomat dell'Unicredit presso Ruvo di Puglia nel centro cittadino, e fu utilizzato il tipico ormai sistema, quello cioè della cosiddetta marmotta, cioè dell'esplosione. Fu un tentato furto trasformatosi in rapina impropria, poiché ci fu un intervento delle guardie, della guardia giurata, particolare giurata, che sorprese i più soggetti, almeno 3 travisati, tra cui vi era lo stesso Magno. Ne scaturì un conflitto a fuoco, da qui la contestazione di tentato omicidio aggravato ai danni della guardia giurata. Furono esplosi diversi colpi d'arma da fuoco, abbiamo rinvenuto 8 bossoli sul luogo dell'evento, e riuscirono a guadagnare la fuga attraverso l'utilizzo di una macchina altamente performante, ovvero una Audi A6 Station Wagon di provenienza illecita. E da qui la contestazione ovviamente dell'utilizzo anche delle armi da fuoco. Oltre a questo episodio, ovvero quell'oggetto del fermo, abbiamo ricostruito anche altri episodi, tra cui un altro furto tentato sempre con le stesse modalità, avvenuto in Bicelle in epoca antecedente all'episodio dell'ottobre 2018, in particolar modo nel maggio del 2018, anche lì con l'utilizzo della stessa modalità e di auto rubate per recarsi sul posto. Abbiamo poi verificato che il Magno aveva un lungo curriculum criminale degno di nota, sempre con riferimento a reati contro il patrimonio caratterizzati dall'utilizzo di queste modalità. Il suo, infatti, sin dal 1991 riporta una condanna definitiva per reati contro il patrimonio, furto in concorso, e da lì sino all'attuale arresto è stato quindi oggetto di diversi procedimenti penali conclusi con sentenze irrevocabili di condanna, sempre per ricettazioni, furti in concorso commessi nel nostro circondario e non solo. Devo anche precisare ed evidenziare, come già fatto dal signor procuratore, che nel corso delle indagini sono effettivamente emersi più episodi di intimidazioni effettuate dal Magno nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine,
con modalità particolarmente accese e violente. Sono ovviamente in corso ulteriori indagini per meglio delineare e ricostruire anche ulteriori episodi che potrebbero vederlo coinvolto insieme ad altri soggetti allo stato non identificati. Credo che possa bastare questo cenno, anche perché ci sono indagini in corso. Allora, a questo punto diamo la parola al colonnello Cairo, il comandante provinciale dei Carabinieri. Buongiorno a tutti, io vorrei soffermarmi su un paio di aspetti legati alla cattura di questo personaggio di Magno Giuseppe, in particolare la caratura del latitante e dall'altro lato lo sforzo che è stato compiuto per arrivare appunto alla cattura non di un semplice delinquente ma di un personaggio che ha caratterizzato la storia criminale degli ultimi anni, come diceva il procuratore, non solo della provincia di Bari e di Barletta Andrea Trani, ma ha imperversato anche in altre province della stessa Puglia e al di fuori della Puglia. Stiamo parlando di un personaggio di caratura criminale elevatissima che ha totale disprezzo per le istituzioni e le forze dell'ordine. Sono stati necessari tanti mesi per arrivare alla cattura, poiché gode di un supporto logistico e una rete di fiancheggiatori non indifferente. Siamo arrivati vicinissimi alla cattura di questo soggetto nel corso di questi mesi ben 3 volte, ma in tutte e 3 le circostanze è riuscito a sfuggire in modo rocambolesco alla cattura. Per arrivare a questo successo investigativo è stato necessario uno sforzo di tutte le componenti dell'Arma dei Carabinieri. Il procuratore accennava prima ai cacciatori. Vorrei sottolineare, vorrei aggiungere anche i colleghi della provincia di Lecce, della provincia di Taranto, lo stesso Ross che ci ha dato aiuto nei momenti dello svolgimento delle indagini. Le indagini sono state fatte in modo classico. Per arrivare alla cattura dei latitanti l'attività investigativa è quella che ormai l'Arma dei Carabinieri ha maturato da anni, con pedinamenti, servizi di osservazione, attività tecnica, quindi attività di intercettazione e continue presenze per strada, perché il latitante ha delle abitudini e delle necessità. Infatti è stato fatale per lui l'incontro con la moglie, con la quale aveva l'abitudine di incontrarsi durante il fine settimana. Questa abitudine ovviamente gli è costata cara. Siamo riusciti ad arrivare al nascondiglio dove il latitante trascorreva il weekend insieme alla moglie e nel corso della notte, appunto in località marittima del comune di Dizio, in provincia di Lecce, siamo intervenuti in questa villetta, in un residence dove lui era nascosto appunto insieme alla moglie. La rete di sostegno di cui il latitante godeva era data soprattutto dai familiari. I figli e la stessa moglie in modo sempre diverso riuscivano a far allontanare la moglie e di volta in volta, utilizzando veicoli completamente diversi reperiti all'occasione, evitando di utilizzare anche telefoni, avevano creato una sorta di bolla di sicurezza intorno al latitante. Però la costanza e i servizi svolti sul territorio, in coincidenza anche di determinate date, quale può essere il compleanno o le festività che il latitante magari voleva passare in compagnia dei familiari, ci hanno consentito di raccogliere una serie di elementi su Magno Giuseppe e alla fine, la notte scorsa, siamo riusciti a intervenire in provincia di Lecce ad arrestarlo. È una persona estremamente violenta, lo dimostra il curriculum criminale di cui si può fare tranquillamente cenno. Persona, come diceva il procuratore, che ha precedenti molto importanti, è stato indagato in diverse circostanze anche per assalti ai portavalori, ma la sua specialità è l'uso di esplosivi e soprattutto l'uso di armi. Non ne faceva mistero che se avesse
incontrato dei carabinieri delle forze dell'ordine, non avrebbe esitato a ingaggiare con gli stessi carabinieri e con le forze dell'ordine un conflitto a fuoco o una sfida. Per lui era una sfida quotidiana, una sfida che questa volta ha perso. Io sono a disposizione per eventuali domande con riferimento alla cattura o altro, insomma, ovviamente nei limiti del possibile, perché come accennava il procuratore, alcune indagini sono ancora in corso. Nella metà dell'Ottocento stanno molte bande di briganti tra l'Alta Puglia e il Molise, per questo fu il militare più devorato di tutte le forze armate. E perché Magno Giuseppe, vorrei dirvi subito, che si presenta nel panorama criminale pugliese come la figura più vicina al concetto di brigante ottocentesco, perché al di là della finalità di lucro che ovviamente muove ogni sua azione e l'azione della sua banda, che poi è una banda a composizione variabile, come tenteremo di dimostrare, lui aveva un fortissimo senso dell'antistato. Quindi lui, in più di una circostanza, l'abbiamo sentito parlare dello Stato e soprattutto dei carabinieri, che dello Stato sono tra i principali rappresentanti, come un avversario da battere, un avversario da abbattere se è necessario. Quindi questo dà esattamente senso alle parole che ha detto il comandante provinciale circa la caratura criminale di questo soggetto. Vorrei dire che peraltro, oltre a tutta l'attività di contrasto investigativo che è stata posta in essere dal comando provinciale di Bari, in particolare dal reparto operativo nelle varie componenti del nucleo investigativo, ma anche del nucleo aerei mobili, vorrei dire che insieme ai cacciatori hanno partecipato alla cattura anche i componenti delle aliquote di pronto intervento, cioè sono reparti speciali con grandissime capacità operative, però c'è stata una strategia che ha riguardato anche il livello preventivo, perché fin dall'inizio del 2019 è stato disposto su tutto il territorio regionale un'intensificazione dei servizi preventivi per il contrasto sia degli assalti ai bancomat sia degli assalti ai portavalori. I risultati sono evidenti, perché nel 2018 lamentavamo sul territorio pugliese 103 assalti tra tentati e consumati a bancomat e postamat. Nel 2019, grazie a questi servizi, si sono ridotti drasticamente a 22, e con la stessa finalità nell'ambito delle province di Bari e Foggia sono tuttora in corso servizi preventivi sulle principali strade statali e provinciali maggiormente afflitte nel corso degli ultimi 5 anni da assalti a portavalori, ragione per cui dall'ultimo assalto, che è quello del 2 gennaio del 2019 al portavalori nel territorio intorno ad Altamura, non registriamo più assalti portavalori su strade statali e provinciali. Quindi questo è frutto innanzitutto di uno sforzo corale investigativo del comando provinciale, ma anche, vorrei dire, di uno sforzo preventivo di tutti i comandi provinciali della Puglia che hanno contribuito a questa attività. Chiudo ringraziando, e non è un ringraziamento di prammatica, ma un ringraziamento sentito, che rivolgo sia alla Procura di Trani, naturalmente nell'attuale procuratore, in quello che ha iniziato poi questa attività il dottor Di Maio, il dottor Catalano, che ha seguito precipuamente l'attività di ricerca di questo latitante, ma anche la Procura di Bari, sulla quale sono incardinati altri procedimenti, quindi il dottor Volpi, il dottor Giannella e il dottor D'Agostino. Quindi chiudo con questi ringraziamenti e ringrazio anche voi per l'attenzione che ci avete dedicato. Grazie. Così. Ci sono delle domande? Sì, procuratore. Sì, prego. Dunque, io non ho capito, perché si sente a tratti, nel 2019 gli assalti ai bancomat sono diminuiti già, e non ho capito il numero. Da 103 del 2018 a 22 del 2019. Da 103 del 2018 a 22 del 2019. Ok, e poi altra cosa, avete detto che per 3 volte siete stati vicini alla sua cattura e lui è sempre sfuggito. Se potete dire dove, quando e come è sfuggito. Allora, do la parola al
Romello Cairo. Sì, in una prima occasione è sfuggito quasi all'indomani della misura emessa dalla Procura di Trani, quindi a dicembre del 2018. In quella circostanza, quando i carabinieri sono intervenuti a casa del latitante, i familiari hanno fatto una cortina di protezione intorno all'interessato e hanno ingaggiato una rissa con i carabinieri, li hanno picchiati, insomma, li hanno aggrediti, consentendo così al latitante di poter scappare. Questa è stata la prima occasione. La seconda occasione è stata in circostanza diversa. Il latitante si trovava a festeggiare il suo compleanno. All'atto dell'irruzione è riuscito a scappare. In una terza occasione, in Polignano a Mare, notato da un carabiniere che stava svolgendo dei servizi, ha fatto una fuga rocambolesca a piedi, dapprima in bicicletta, poi a piedi nel centro storico, fino a quando si è fatto prelevare nottetempo da uno dei suoi familiari, percorrendo le strade di Polignano ad altissima velocità, anche contromano, mettendo a repentaglio la sicurezza anche dei cittadini che in quel momento si trovavano in città. E questo è avvenuto a maggio del 2019. Questi sono stati i tre casi in cui il latitante è riuscito a sottrarsi alla cattura, ripeto, in modo violento o rocambolesco. Per questo l'ultimo tentativo lo abbiamo fatto, meglio, il tentativo che ha portato alla cattura è stato fatto nel cuore della notte, proprio per evitare di dargli la possibilità di reagire e quindi di poter eventualmente tentare la fuga. È inutile dire che l'irruzione a casa dove si trovava il latitante è stata fatta avendo preventivamente circondato l'abitazione, percorso tutte le strade, controllate tutte le strade di accesso alle altre abitazioni che erano nei pressi di quella dove il latitante si trovava in quel momento. Va bene. Sono state individuate, è stata individuata una serie di persone, anche non parenti o parenti tra di loro, ma non con la persona interessata, ma sui quali ovviamente non possiamo dire nulla di più. Posso chiedere l'età di questa persona? Classe 66. Sì, sì, classe 66. Nel comunicato che verrà diramato saranno specificate anche queste circostanze. Non ci sono altre domande, sì. Mi pare di intendere. Non ce ne sono più. Va bene. Allora chiudiamo qui la conferenza. Sì, prego, chi parla? Cita. Classe 66 giorno, visto che una delle fughe è giorno del compleanno. 27 febbraio. Ok. Va bene. Va bene. C'è un'altra domanda? Prego, chi parla? Buongiorno dottore, sono Natile della Gazzetta. Potreste ripetere la località precisa dove è stato catturato? La località è marittima del comune di Diso, all'interno della provincia di Lecce. Ma Diso, come Diso. Domodosso? Sì, sì, esatto, sì. Praticamente Adriatico sotto Ovranto, per intenderci. Il secondo parte e poi la ringrazio. Avete proceduto in questa lunga vicenda anche nei confronti dei parenti, lì dove hanno aspettato, riuscendoci ancora in funzione a favorirne la fuga e la latitante? Quando il colonnello ha fatto riferimento alla prosecuzione delle indagini confronti dei cosiddetti fiancheggiatori, intendeva evidentemente riferirsi a tutti coloro i quali, legati o meno da un rapporto di parentela o di coniugio, hanno favorito la latitanza, ovvero hanno tenuto altre condotte anche più gravi dello stesso favoreggiamento. Grazie al procuratore. Grazie a tutti quanti voi. Che poi deve rispondere.
Ah, quali sono i reati, i titoli di reato? Il primo, il più importante ovviamente è il tentato omicidio, la rapina, la tentata rapina pluriaggravata, il porto di armi, detenzione e porto di armi in luogo pubblico e il danneggiamento. Va bene? Allora, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete riservato e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie.